Ehi, la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati in questo nuovissimo episodio di Alien Breed Impact. Ricominciamo dallo scorso episodio dove siamo riusciti a entrare nella astronave aliena. Dopo aver passato tutta quella parte nello spazio oscuro. Iniziamo bene. Allora, dobbiamo andare a inserire a inserirci in dei cavi per controllare qual è la mappa dell'edificio, perché qua altrimenti non ne capiamo un Kaiser. Allora, proverei un attimo ad andare di qua a vedere se c'è qualche cosa. Nulla, però nella roba dietro ci sarà qualcosa, dai. No. Qui? Kit medico piccolo. Buono. Niente interessante. Questa qua, tra l'altro, è stata aggredita un sacco di tempo prima della nostra come astronave. E quindi quella è morta, sì. E quindi secondo me sarà anche più difficile trovare qualcosa di, no di interessante in generale. Però t'ho visto, ho visto. L'ho visto l'ultimo però. Infatti mi è saltato addosso. Vabbè. 8 munizioni, buonissimo. Niente di interessante. Questa parte devo ammettere che me la ricordo molto poco. Oh, gran casino. Temo di non poter passare di qua. Ah, ok, devo andare di là. No, sbaglio, sempre pulsante. Oh, è incredibile come da una settimana all'altra non mi ricordo più niente. Vediamo. Ok. Buono. Torniamo di là. Questo mi sembra molto più grande degli altri. Possibile? Entra. Viecce, viecce. Viecce, viecce, viecce. Dati, ok. Ottimo. Devo dire che ci sto riprendendo un po' la mano, effettivamente. Viecce? Vieni da paparino. Vieni qui. Vieni, vieni, vieni. Ok. È stato un piacere. Allora, credo. Da dove vengono queste larve? Ci saranno degli affari qua? No, erano semplicemente delle larve così. Ma proviamo a vedere di qua cosa c'è. Un terminale Intex, ottima cosa. Mi sembra un po' prematuro salvare, ma facciamo lo stesso. Allora, vediamo se abbiamo anche delle cose da comprare. E delle munizioni non farebbero male. Però abbiamo pochi soldi. Vediamo più che altro se abbiamo bisogno di medikit. Perché abbiamo 4 grandi, ma uno solo piccolo. Però possiamo andare con quelle grandi, effettivamente. Senza munizioni non facciamo niente. Vai di munizioni per ora, poi vediamo. Ah, e salviamo, già che ci siamo in realtà. È un po' presto, ma un salvataggio in più non ci sta mai male. Allora, questo.
E vediamo un po'. Qua che c'è? Allora, l'hai bloccato, qua è aperto, l'hai aperto. Giro sempre dalla parte sbagliata. Corpo umano. Via, Damaso. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Devo dire che non credevo di essere migliorato così. Ah, ho abbassato nu nuovamente l'audio perché anche negli scorsi due episodi era leggermente alto l'audio. Adesso spero che non sia più così alto. Ma soprattutto il problema nasce quando ci sono le parti in cui si spara. Perché quando ci sono esplosioni o si spara è un gran bel casino. Ci sono tantissimi rumori. Ma quella larva là da dove è saltata fuori? Boh. Perché è arrivata solo una larva da sta parte. Ah, l'ho visto. L'ho visto. No, queste sono morte. Ma quella no. Infatti. Voglio prima essere sicuro di... Ok, di non avere delle larve qua in giro che mi appaiono in faccia. Questa mi sembra diversa. Ha un colore più verde. Chissà come mai. Allora, corpo umano, ok, riconoscimenti, ma ci sono delle larve qua in giro? Non lo so, la presa di alimentazione non mi piace perché... Oddio, da dove è saltata fuori quella? Da dove è saltata fuori? Ah, era così nascosta che non l'ho vista. Quella gente là non mi piace. Però per ora sono bloccati, quindi buon per noi. Molto buon per noi. Allora. No bueno, il mainframe è completamente bloccato, guarda che casino. Dovrei guadagnare tre turbine per guadagnare l'accesso al nucleo. Ecco la posizione della prima turbina, ok. Altre? Sì. Ok, ancora. Allora, di là no, di qua. No, è bloccato anche di là, devo tornare indietro, quindi. Ho sentito dei rumori non piacevoli. Ma quante cavolo di larve! Cioè qua uno se non ci facesse attenzione, sapete quanti cavolo di medikit vanno utilizzati? Per queste stupide larve. Sento dei rumori da dietro, larve. Altre! Guardate quante cavolo di larve! Oddio, è ritirata. Ritirata, ritirata. Oddio, che freeze, cosa è successo? Ok, per ora sembrano andate. Pannello per chiave magnetica, qua c'erano gli altri tizi se non ricordo male. Infatti eccone uno. Ah no, è una larva per ora, però non mi sento per niente tranquillo.
Attenzione, 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 che qua. Guarda quante. No, questa mi vuole pigliare di lato. Aspettate, forse è meglio raggiungere una zona un po' più tranquilla. Giriamo così l'inquadratura, forse è meglio. Allora, momenti di tensione. Ok, muoviamoci pian pianino. Dove bisogna andare? Di qua. Ok, ritirata strategica. Morti, andati, ok. Sta zona è abbastanza incasinata perché appaiono larve ovunque. Soldi, ok. Tanto non mi ricordo neanche più dov'era il terminale Intex, tanto per cambiare. Ho sentito dei versi che non mi piacciono. C'era ancora qualcuno di vivo, questo è impossibile, dai. Però non posso passare di qua, è troppo piccolo il vetro. Come lo raggiungo? Poi blocco. Ah, di qua. Oddio! Non da dietro! No! Prendiamo una posizione difendibile. Ricarica. Oddio. Per un attimo l'ho vista davvero brutta, perché siamo entrati. Speravo di guadagnare una posizione tornando indietro, ma siamo stati bloccati da quegli altri due proprio sull'ingresso. Tra l'altro non ho praticamente più munizioni qua, guardate quante poche munizioni sono rimaste al fucile d'assalto. Ho solo più 229 munizioni. Kit medico piccolo. Ma perché me ne segnava uno prima? Boh, era rimasto buggato su uno. No, di kit medici ne abbiamo per fortuna. Allora, infatti abbiamo fatto bene a comprare delle munizioni per l'arma, altrimenti non ne avremmo praticamente più ora. Granata frammentazione. C'è altra roba da prendere? No, c'è da uscire dall'altro lato qua. Da qua.
Ok, non abbiamo praticamente più munizioni. Quelle torrette chissà se funzionano ancora, potrebbe tornarci utile sapere che sono là. Oddio. Ventitré colpi sono rimasti. Quattro. Soldi, grazie. Intanto il terminale Intex non aveva più di munizioni di quella. Sì, ma non voglio quella. Forse meglio lanciafiamme ora come ora. Soprattutto dato che ci sono quei gli affarini piccoli piccoli. Le larvette là che è un bel casino. Ok. Dobbiamo passare di qua, no? Forse no, forse stiamo sbagliando tutto. Però qua c'è un lanciafiamme e non è niente male. Allora, qua dovrei passare da quest'altro lato probabilmente. Ah, il ponteggio deve essere alzato, ok, alza il ponteggio. Ottimo. Quel piccolo salvataggio non mi è piaciuto, almeno mi è sembrato che fosse una specie di salvataggio. Non so se avete visto, per un attimo si è visto qualcosa in basso a destra. Il punteggio è stato alzato, ok. Però non mi sento per niente tranquillo. Ah, mi ero perso un corpo umano qua nel frattempo. Avrei bisogno di un altro terminale Intex adesso, quasi quasi. Ok, andati, ok. Turbina 1 andata. Regge? Collegato al sistema delle sentinelle di difesa. Oddio. Non mi piace. Veniteci, veniteci. Ok, forse è meglio usare un kit medico. Ok. Sapevo.
Ma devo farci attenzione. E buonanotte. Se faccio riprova da dove parte? Forse dall'ultimo salvataggio, quello automatico. Spero. E non dall'ambaradan di prima. No, infatti, ok, da qua. Quindi direi che possiamo uscire da qua. Tranquilli, spero. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. Vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Buona giornata a tutti. Ciao!